Namaste, io sono Mr. Brave e bentornati a un altro episodio di Tooth & Tail. A quanto pare si è aperto e abbiamo una missione da fare con Marro, quindi vediamo un po' che cosa mi dice. Marro, il saggio, ha detto qualcosa? Avvicinati. Sì, saggio, certamente. Hai agito bene, Archimede. Grazie, saggio, sono solo... Desideri la tua libertà, desideri banchettare, desideri la fine di questa guerra e un ritorno alle antiche tradizioni. Le antiche tradizioni sono morte, missionario, viviamo divisi. Ma... Silenzio, missionario, stammi a sentire. I lunghi manti, il popolo e il Kessar hanno trovato una via. Un villaggio vicino a Snikari vivono in pace, il popolo lavora e i lunghi manti commerciano, il Kessar governa. Mangiano, ridono, prosperano. Ma noi sappiamo la verità, sappiamo cosa è successo, cosa è giusto. La gente pensa che la loro pace durerà, ma quando cadrà a pezzi, il caos regnerà in Eteor. Il tuo compito è massacrarli tutti. Grande saggio, deve esserci sicuramente un altro modo. Lo spettro della pace alleggia su Snikari, ma non è altro che un'illusione. Quando svanirà, riprendersi sarà impossibile. Ricorda, non siamo malvagi, figlio mio. Siamo solo civilizzati. Ok, la parola di Marro il saggio. I tre eserciti parlano di pace, di edificare una nuova società a Snikari. Ma la storia si ripete, accordi simili, non importa quanto propizi, sono destinati a spezzarsi e questo non potrà seguire null'altro che il caos. Ma lo saggio ha parlato, devi eliminarli tutti. Distruggi ogni cosa, non costruire tane per la cosa eroica, l'acqua cura, le scorte di carne riappaiono finché il loro guardiano è in vita, ok, quindi ci sono le scorte, e ciclo tempesta, quindi ci sono le tempeste da andare avanti e indietro. Abbiamo, assicurati di proteggere le tue tane quando cale la notte o l'assalto del popolo distruggerà tutta la produzione. Ok, quindi abbiamo tanta roba da proteggere. Abbiamo le nomadi del nord, i volontari, le gloriose F8, il collezionista dei denti e la vedetta aereo sospesa che ci servirà abbastanza probabilmente. Quindi vediamo, perché non è una tana, quindi vediamo un po' che cosa riusciamo a combinare. Cerchiamo di capire. Ok, abbiamo un sacco di spazio a disposizione. E possiamo liberare qua, venite tutti qua ragazzi. Quanta gente ho? C'ho un bel po' di gente in realtà. Quindi si stanno arrivando? Sì, gli altri stanno facendo un giro un po' strano, ma stanno arrivando anche altri. Potrei costruire un po' di difese. Vediamo se ce la facciamo. Potrei costruire un po' di difese tipo mettendo questa qua, che non è una tana effettivamente. Proviamo ad andare qua direttamente. Spaccate questo. Ok, così abbiamo una. Torniamo indietro. Dobbiamo cercare di capire dove sono loro. Ok, qua c'è un nemico. Ci fermiamo un attimo intanto che mi costruiscono queste. Intanto posso andare a cercare altre fonti di guadagno. Tipo qua sopra potrebbe essere un... Ah, ci sono anche robe da reclutare, molto bene. E qui sopra c'è qualcosa di interessante? A parte la fine della mappa? Solo la fine della mappa. E là ci sono le mie altre truppe che dovrei proteggere. Ok, quindi qua dietro non c'è niente, abbiamo eventualmente due assalti da fare abbastanza vicino. L'acqua cura qua, molto bene. Però questa è molto in difesa in questo momento. Possono attaccare direttamente da qua e tra l'altro c'è questo che posso prendere. Vediamo se riusciamo a difendersi magari mettendo questa qua. Attenzione, vediamo adesso da che parte mi attaccano. Ok, mi stanno attaccando proprio dalla parte quella. Vabbè, però anche da di qua, quindi stiamo di qua a sto punto. Ok, vediamo se riusciamo a difenderci da questa parte. Attacchiamo qua? Contrattacchiamo direttamente. Ok, fuori uno. Torniamo indietro adesso. Tornate indietro ragazzi. Facciamo un giretto qua al mare. Così ci possiamo curare. Tutti qua. Tra l'altro siamo riusciti a costruire le difese alla fine. Ok, curatevi tutti. Perfetto, così io posso andare avanti. Magari riprendermi questo perché non ce l'avevamo fatta. Abbiamo qualcosina di difesa. Abbiamo ancora da... Sarà una guerra abbastanza intensa. Però queste... Se continuano a essere qua tanto meglio.
Così posso riprendermi questo. Non possiamo costruire altre tane se vogliamo la cosa eroica, quindi vediamo un po' se ce la facciamo in altra maniera. Con un paio di più di queste magari. Ci sono i mercanti, dobbiamo distruggere tutto, il che non è che sia facilissimo. Ok, proviamo a mettere questo qua, tra 10 secondi abbiamo quell'altro. Facciamo così. Dovremmo essere molto veloci a spostarci, questo è un po' un problema, ma vediamo un po' se ce la facciamo. Intanto vi difendete di là e in caso vi richiamo indietro. Eccoli che arrivano. Eccoli che arrivano di qua. Venite di qua, ragazzi. Veloci, veloci, veloci. No, no, prima che mi distruggano. Ah, mi hanno fregato proprio all'ultimo. Qua non hanno rimesso niente, allora posso mettere io un mulino. Posso conquistarmi questo pezzettino. Se stiamo fissi qua, posso prendere questo. Possiamo difendere questa zona adesso. Tra l'altro abbiamo mulini? No, non abbiamo nessun mulino. Quindi questo sarebbe il primo mulino effettivamente. Però possiamo cominciare a costruire effettivamente delle difese. Qui c'è questo, posso correre e prendere questo e tornare indietro. E correre e prendere anche questo e tornare indietro. Abbiamo un po' di difesa in più. Abbiamo bisogno di una difesa anche di questo, mi sa. Qua no, ma forse un po' più avanti dove c'è. Dove c'è quello. Ci stanno attaccando ancora. Ok, abbiamo bisogno di una difesa qua. Andiamo avanti a costruire queste. E siamo abbastanza ben messi, abbiamo ancora un sacco di roba. Venite qua, truppe. Prendendocela con molta calma dovremmo farcela. Abbiamo bisogno di difendere più che altro anche le altre zone, tipo quella. Ah, questi stanno facendo il giro di qua. Venite di qua, ragazzi. Ok, stiamo fermi qua un attimo, vediamo se ce la facciamo a difenderci. No. Ok, c'è anche questo da poter prendere. Ok, così abbiamo un altro focolare nostro. Prendiamo anche questa. Prendiamo anche questa. Mi stanno attaccando da qua? Il focolare che adesso vedremo di riprenderci. Possiamo stare abbastanza in avanti con questi. Mi stanno attaccando da molto lontano, il che è problematica la cosa. No, qua lasciamo stare. Adesso tu sei venuto in avanti, quindi posso attaccarti te. Voi tornate indietro. Ok, andiamo a prendere di nuovo questo. Così abbiamo qualche soldino in più. Magari mettiamo una difesa statica. Ok, qua sta arrivando un po' di gente. Abbiamo bisogno di un'altra difesa statica almeno. Facciamo questa e questa. Abbiamo qualche difesa statica adesso. Qua è un po' problematica quella zona, mi sa. Qua ce la stiamo cavando? No, perché mi stanno devastando. Però c'è un'altra zona da poter prenderli. Venite ancora tutti qua. Ok, adesso dovremmo essere in una posizione abbastanza buona. Che altro devo stare attento a quelli se attaccano. Arrivando ancora la tempesta. Ok, per adesso stiamo abbastanza conservativi. Funziona. Stanno attaccando ancora a sud? Sì. Venite qua, ragazzi. Ci
Perfetto. Ancora un sacco di soldi, molto bene. Vediamo di piazzare magari una di queste mongolfiere qua. Fate di qua, ragazzi. Ah, attenzione a quelli. Abbiamo perso un po' di gente. Abbiamo perso questo. Facciamo anche questo. E mettiamo un'altra difesa statica. Abbiamo ancora una qua. Ok. Freghiamo il cibo. Facciamo il giro per arrivare di qua, così possiamo fregare anche questo. Molto bene. E continuiamo a fare la nostra linea di difesa utilissima. Questo mi sta attaccando da lontano. Vedrò di far così. Tutto indietro. Tutto indietro. Ok. Abbiamo la nostra linea di difesa. Continuiamo ad avere una buona linea. E continuiamo a guadagnare soldi. Molto bene. Qua abbiamo una bella difesa. Possiamo cominciare a fare un po' di difesa in più da questa parte. Tipo qua. Ci sta benissimo. Vediamo se ce la facciamo. No, spaccatemelo. Non dovete spaccarmi quello. Mettiamone un'altra qua. Ok, così abbiamo un po' di difesa in più. Vediamo se così ce la caviamo. Ah, qua ci sono anche altre cose da recuperare. Altre truppe. Ho paura solo di quelli che sono invisibili, che sono un po' problematici, mi sa. Mettiamo questo. La stiamo ancora cavando molto bene. Mi stanno attaccando là sopra però, aia. Avete finito? Sì, avete finito. No, andiamo avanti. Ah, mi stanno attaccando perché sto richiamando le truppe e stanno facendo il giro brutto, diciamo. Qua bisogna attaccare questi. Allora, prendiamoci questo, vediamo se ce la facciamo. Andiamo qua sotto a distruggere questi. Distruggete lui. Perfetto, uno l'abbiamo distrutto. Adesso possiamo tornare indietro. Questo è mio. E torniamo indietro. Tutti qua. Sì, vabbè, mi stanno distruggendo le cose, ma va bene lo stesso. Tutti indietro. Ok, adesso aspettiamo un po' di ricarica. Intanto mettiamo su altri di questi. Continuiamo a proteggere questa zona. Intanto posso andare a fregare questi per fare un po' più di soldi. Tra poco cominceremo anche a contrattaccare qua. Ottimo che abbiamo tante difese per poter spaccare chiunque si possa avvicinare. Ah, non ho più i giardini, ecco cosa. Ho perso un po' per quel discorso lì. Beh, sto finendo lo spazio per... Facciamo così e facciamo anche... Così un po' più in alto. Ok. Solo le nostre difese ci stanno aiutando non poco. Qua facciamo il giro qua sopra. Qua ne bastano due, ma mettiamo anche una terza, già che ci siamo. Le nostre difese sono molto buone. Ci stiamo difendendo bene? Sì. Bene. Allora è arrivato il momento di attaccare qua. Attaccate a questo. Perfetto. Abbiamo guadagnato altra gente. Ritorniamo in zona. Chi mi sta attaccando? Ah, ok, sono le talpe sopra, giusto. Riprendiamoci questo. E andiamo qua. Ok, qua. Non è la via giusta da prendere. Venite qua, allora. Mamma mia, mi è andato qualcosa storto adesso e non riesco più a respirare. Vediamo un po' se ce la faccio.
Ok, abbiamo bisogno di eliminare mi sa questa zona qua. Quindi facciamo il giro, prendiamo queste cose. Prendiamo questo. Scappiamo, prendiamo questo. Ok, e adesso attacchiamo qua. Tornate indietro, tornate indietro, tornate indietro. Ritirata. Ok, abbiamo fatto una bella ritirata. Urca, siamo in carestia quasi. Ho bisogno di prendere quel mulino il prima possibile. Siamo abbastanza ricaricati? No, perché non ho abbastanza. Vendiamo un paio di mongolfiere a questo punto. E adesso vediamo di prendere il mulino che ce l'ha. Appena abbiamo qualche truppa in più. Tutti qua. Cominciamo ad attaccare questo. Perfetto, adesso tutti qua. Ottimo. Perfetto, ho bisogno di vendere qualcosa però adesso. Quindi vendiamo questo e questo. E con i soldi prendiamo questo. Dobbiamo vendere ancora qualcosa? No? No! Maledizione! Stavo andando benissimo! Maledizione. Per un secondo. Riproviamoci, stiamo andando molto molto bene. Ok, quindi vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Intanto abbiamo bisogno di accumulare risorse subito. Possibilmente liberare lei subito. Così abbiamo lei per le nostre difese e veniamo di qua. Vediamo di difendere. Che zona difendiamo prima? Qua abbiamo un po' di tane. Questa è abbastanza incasinata da raggiungere. Quindi forse è meglio farla qua la prima difesa. Ah, questa è mia. Quindi potrei difendere tipo qua. Andiamo a fregare un po' di roba. Attenzione che non perdo troppi soldi. Allora, direi che la prima difesa la possiamo fare qua. No. Possiamo farla tutti qua, ragazzi. Ah, state facendo il passaggio però. Prendiamoci questo. Possiamo fare direttamente così. Tutti indietro. Ok, voi curatevi e qua possiamo provare a cominciare a fare un po' di difesa. La tempesta sta arrivando, probabilmente mi attaccheranno a nord. Da dove mi attaccano? È abbastanza qua in realtà, eh? Mi può andare molto bene. Però mi attaccano anche a nord, che è un po' un problema. Quindi qua abbiamo bisogno di questa. Anzi, anziché metterla qua, mettiamola proprio qua all'entrata. Perfetto, però abbiamo conquistato più o meno la zona centrale. Voi state qua. Intanto vado, mi prendo questo. Ci possiamo prendere il mulino. Mettiamo una bella difesa super avanzata. Stiamo attenti a non distruggere gli ziunti, perché ci possono dare grandi risorse. Ok, abbiamo la nostra prima difesa statica nella zona centrale. Adesso vediamo se continuare con
questa. Anche qua questa. Di qua non mi stanno attaccando, quindi sono tranquillo. Qua lo zio unto, riprendiamo i soldi. Tiriamo a girare. Mettiamo una seconda difesa qua. Qua non è ancora respawnata. Questa è tutta libera, quindi io in realtà potrei mettere anche qualcosa qui. Ottimo, sta funzionando molto bene la difesa. Attenzione che abbiamo distrutto le difese statiche però. Facciamo le difese leggermente arretrate. Questa mi sa che non serve neanche qua. No, forse sì. Ok. Cominciamo a fare un po' di fattorie. Dai, facciamo un po' di fattorie così vediamo se basta. Ottimo che Kasha muore subito. Freghiamo i soldi qua. Non posso fare il giro, devo fare il giro per fuori. Tutto indietro. Adesso dovremmo guadagnare molto di più. Sto pensando se servono altre difese. No, per adesso direi che va bene così. Dovremmo muoverci ed attaccare piuttosto. Tipo prendere il mulino che c'è da quella parte, o prendere addirittura la parte di qua. Mi sa che il mulino di qua è la nostra soluzione migliore. Però ho bisogno di più difese statiche qua. Dietro sta arrivando la tempesta. Intanto io vado di qua e prendo altri soldi. Forza, forza, forza. Mi distruggono i campi, che è un po' un problema, ma almeno in questa maniera dovrei riuscire a gestirla meglio. Che dite, distruggiamo qua? Aspettiamo che vengano ricaricati i nostri. No, dovrei cominciare ad attaccare qualcosa, tipo loro. Ok, torno indietro. Adesso dovrei cercare di prendere quello. Vediamo. Andiamo qua. Ok, vediamo se ce la facciamo. Alla prossima notte? 40 secondi abbiamo. Qua. Ok, così abbiamo il massimo delle fattorie. Dobbiamo guadagnare un sacco di soldi grazie a questa cosa. Sta arrivando la prossima tempesta. Dovremmo riuscire a difenderci abbastanza facilmente. Ok, vediamo se ce la facciamo. E poi passiamo a prendere il prossimo mulino. Dai, via. Intanto possiamo anche andare qua sotto a fregargli questo. Ok, siamo ben difesi. Possono attaccare solo di qua, quindi andiamo. Le nostre strutture sono sotto attacco da questa parte. Aiaiaia. Aiaiaia. Tutti qua. Ok,
Ok, ci siamo difesi. Ok, è arrivato il momento di contrattaccare. Tutti qua. Concentratevi sul mulino. Perfetto. Adesso il mulino deve diventare mio. Intanto piazziamo questo, piazziamo il mulino, piazziamo questo. Attaccatemi qua, perfetto, adesso torniamo indietro. Ok, abbiamo un pochino più... lui è morto, perfetto. Da quella parte siamo abbastanza difesi, adesso abbiamo un bel po' di guadagno. Questo è mio, adesso però non si può più ricaricare. Ok, è arrivato il momento di avanzare ancora forse. Di qua siamo abbastanza difesi. Ci dobbiamo difendere di qua e cominciare a costruire le fattorie. Ok. Vedo là questi che stanno venendo su, perfetto. Magari ce ne serve ancora uno un po' più avanti. Kasha, ok, è già morta. Qua stanno attaccando, perfetto. Facciamo ancora una qua. Vediamo adesso da dove attaccano. Allora, da quella parte siamo abbastanza difesi. Basta quello che ho a disposizione? No, non basta quello che ho a disposizione. Fare un po', stare attenti al giro. Ok, di qua però sembra funzionare, quindi facciamolo pure. Anzi, questa no. Facciamo così. Andiamo ad attaccare di qua? Perfetto. Così abbiamo guadagnato anche lei. Qua non c'è niente di interessante, quindi possiamo andare indietro. Perfetto. Tutti qua allora. Stanno attaccando da quella parte. Adesso vediamo di ritornare indietro. Abbiamo perso tante difese statiche di qua, quindi mi sa che dovremmo fare il giro adesso per di qua. Ok, possiamo fermarci qua forse con le difese. Sì, possiamo fermarci qua, ma non possiamo andare là sopra. Però possiamo continuare avanti. Andiamo indietro. Abbiamo poco esercito più che altro, è un casino. Aspettiamo che si ricarichi un po' l'esercito. Venite un po' più indietro magari. Mi stanno attaccando un po' dappertutto adesso, perché non ho più difese statiche in quella zona. Quindi proviamo a fare il giro di qua. Ok. Questo, ok, gli toglie un po' di risorse. Reclutiamo ancora un po' di gente. Attenzione che sto perdendo gente qua. Vi ho visti passare di qua, che non mi fregano le cose indietro. Ok, dai che ce la possiamo fare. Questi vanno uccisi prima. Devo mettere delle difese statiche lì, ma non ho più soldi, perché non c'ho più... non ci sono più mercanti. Questa è una zona stretta, poi incasinata per noi. Urca. Questa è un po' tosta, un po' troppo tosta. Mi stanno attaccando in troppi gruppi. E qua continuo. Ho finito tutto l'esercito. Devi sparare qua. Sto perdendo questo. Male. Ah,
verso il mulino. Venite a uccidere questo, per favore. Continuo. Adesso c'ho un po' di problemi in più. Ho fatto un attacco un po' bruttino. Tutti qua, ragazzi. Dovrei andare a prendere questi? Qua dentro cosa c'è? Talpe. Adesso vediamo cosa fare. Qua siamo molto poco difesi. Però lui deve solo distruggermi quel... cioè punta di solito a altre cose, quindi... vediamo se ce la facciamo. Andiamo qua? Andiamo. Soldi. Indietro. Non tornano più indietro? Non stanno più tornando indietro. E qua si stanno riprendendo un sacco di spazio. Adesso non ce la faccio più. No, 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 no. Va bene. E ricominciamo. Ok, riprendiamo allora con un'altra missione. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Distrugge ogni cosa, dobbiamo andare in giro. Ok, lì c'è subito una delle sue. Andiamo ad andare qua in alto. Spostiamo tutte le tro... no, non mi piace come inizio. Quindi proviamo un altro. Sta missione di Marro Saggio è impossibile. Ok, qua possiamo già cominciare a conquistare qualcosa. Mi stanno già attaccando a quanto pare da qualche parte, in una delle zone. Vabbè, proviamo a prendere le talpe. Attenzione che sto morendo. No, ok, non morirò io per fortuna. Andiamo a distruggere, prendiamo le talpe e vediamo di venderle, che così guadagniamo subito qualche soldino. Ok, così abbiamo 228, vediamo cosa possiamo utilizzarlo. Dove possiamo utilizzarlo? Qua prendiamo tutta questa roba qua, perfetto. Mi hanno distrutto, cioè ho distrutto io la sua, vediamo di distruggere questo. Possiamo prendere una delle talpe, dai, forza, forza, veloci, veloci. Subito contro una delle talpe. Perfetto, abbiamo una delle talpe, abbiamo 50, abbiamo l'esercito abbastanza ben messo, possiamo difendere questa fonte di cibo. Di qua, ah, ecco perché, perché tu attacchi quella zona lì, qua c'è il mulino, perché qua ci sono delle truppe che attaccano dall'alto verso il basso quella zona lì, quindi siamo un po' fregati. Là ci stiamo difendendo, se qua prendo di nuovo vediamo se me la distruggono un'altra volta. Se no dovremmo anche andare abbastanza bene. Vediamo di difendere questa zona. Ho trovato il possibile primo mulino, che potrebbe essere là in alto. Vediamo se ci arriviamo adesso. Come gestire la cosa. Maledette queste che sono fastidiosissime. Qua ci prendiamo questo, facciamo un giro avanti. Andiamo a distruggere questo mulino qua. Dai, spacchiamoli questo mulino. Poi via via via. Via via via. Si scappa, si scappa, si scappa. No, fermi, scappa, scappa, scappa. Stanno arrivando le truppe nemiche, attaccheranno da qua probabilmente. Molto probabilmente dovrò costruire delle tane, però, perché una cosa eroica la vedo molto dura. Però intanto abbiamo distrutto una delle sue fonti di cibo. Se riusciamo a distruggere anche le altre, comincia a essere molto interessante un contrattacco possibile. Quella ce la giochiamo, qua vediamo di attaccare di qua. Direi che possiamo attaccare anche quell'altro mulino lì. Andiamo a fregare soldi, così continuiamo ad avere un'economia buona. Direi che con questa unità qua possiamo anche andare a attaccare il nemico. Però prima dobbiamo difenderci di qua, quindi correte in giù perché c'è un altro camaleonte che è passato. Vabbè, quella l'abbiamo persa, ma questa l'abbiamo riguadagnata. Perfetto, andiamo a prenderci anche questo? No, mi sa di no. Quello che possiamo fare è andare di qua, tornare indietro e continuare a girare come dei deficienti avanti e indietro per cercare di fare qualche soldino e distruggere l'economia avversaria, perché mi sa che passerà tutto tramite quello. Cioè proviamo ad andare a vedere se distruggendo l'economia lui non fa unità proprio a manetta, anche se ci sono i verdi che l'aiutano, il KSR che lo aiuta, che è un po' fastidioso. Qua c'è un altro mulino, il che vuol dire che possiamo prendere possesso anche noi, quasi quasi, visto che questo è un po' più vicino dell'altro, e vediamo se ce la facciamo. Ok, ho di nuovo pochi soldi, quindi c'è di nuovo da prendere
Prima cosa distruggiamo il lupo prima che questi abbiano il super bonus. Questo molto probabilmente, se riesco a difenderlo bene, può essere un ottimo po', un'ottima fonte di cibo. A proposito di fonte di cibo, dovrei cominciare a fregare qualcosa, quindi torniamo su di qua così possiamo ritirare su le nostre truppe. Ok, qua c'è un'altra fonte di cibo, perfetto. E qua non c'è più niente, quindi in realtà il mulino è in un'ottima posizione. Se riusciamo a tenerla bene, potrebbe essere molto figo. Vediamo se mi attaccano da questa parte. No, ok, mi hanno attaccato in mezzo, no. Non mi più. Avevo finito i soldi, quindi è meglio ricominciare. Allora, proviamo adesso. Allora, vediamo un po'. Qui c'è qualcosa di attaccabile? No. Qua c'è dell'acqua, che è molto buono. Qua c'è subito un tasso da liberare. Andiamo a liberare subito il tasso? Dai, andiamo a liberare immediatamente il tasso. Vediamo se siamo più fortunati questo giro. Ok, allora, un tasso l'abbiamo liberato. Poi, andiamo di qua. C'è una possibile recluta. Di qua stanno attaccando. Di là c'è un negozio, che vuol dire che posso fregare lo zio unto, che continua a rigenerare risorse. E qua c'è il mulino, perfetto. Questo è un ottimo inizio. Quindi attaccatemi lui, anche perché questo mulino è circondato dall'acqua, quindi vuol dire che le mie truppe possono ricaricarsi di energia molto facilmente. Quindi magari adesso usiamo questa zona, questa zona centrale, per mettere un po' di difese statiche, potrebbe essere utile. Sempre se troviamo risorse da fregare, perché sennò non ce la facciamo da soli. Tipo qua, se distruggiamo questo possiamo vendere le talpe. Perfetto. E abbiamo ancora qualcosa? Tipo qua sopra possiamo distruggere un po' di questi. Attenzione che però sto cominciando a finire un po' le truppe. Freghiamo un po' di roba qua. Qua c'è un tasso possibile lì sotto. Se no gli distruggiamo questa. Come facciamo a fare il giro? C'è un'altra. Ci sono due fattorie, una vicino all'altra, che è molto buono. Torniamo indietro intanto per curarci nel laghetto. E contemporaneamente, visto che siamo nel laghetto, possiamo ricaricare le nostre truppe e aspettare la notte della tempesta. Tanto quasi tutte le mie cose sono qua, a parte quelle che stanno là in fondo. Però devo dire che ce la stiamo cavando abbastanza bene. Qua mi stanno attaccando un po' in giro, ma non c'è nulla da temere. Cominciamo a fregare qualcosa? No, perché questi sono da comprare. Ok, ritorniamo allora qua. Andiamo ad attaccargli la struttura? No, prima c'è un camaleonte qua da distruggere. Ok, ce l'ha fatta giusto in tempo. Andiamo ad attaccargli la sua allora, dai. Purca, sono tutte quante le... un po' duretta come cosa, perché c'è la matriarca. Però dovremmo riuscire a farcela e torniamo indietro adesso. Facciamo un po' di ritirata. Gli abbiamo distrutto due mulini. Ok. Cominciamo ad avere un'economia? No, non ancora. Abbiamo bisogno di fare qualche soldino in più. Quindi proviamo ad andare a rubarli questi soldi. Qua c'è una talpa, perfetto. Qua c'è un tasso. Sbaglierò sempre purtroppo sta roba del tasso. Ok, buono. Qua si può scendere di qua. Se scendo di qua c'è qualcun altro. Qui muoio perché sono le sue truppe. Però è la fonte delle truppe quella. Ok, proviamo a vedere se riusciamo a trovare qualcos'altro da prendere qui. Tanto prendiamo le nostre truppe, le muoviamo qua, che mi sembra una cosa buona. Vediamo se riusciamo. Purtroppo lui c'ha parecchia gente in questo punto, quindi non è che possa avanzare più di tanto. Se riuscisse ad arrivare a qualcosina in più di truppe, di soldi, potrei cominciare a costruire l'economia con le fattorie, visto che ce ne sono due molto vicine, probabilmente una terza anche sulla stessa via. Intanto vediamo di difendere queste zone, anche se non è che serve più di tanto in realtà. Prendiamo qualche altra truppa. Qua c'è uno dei camaleonti che abbiamo intercettato, molto bene. Ok, andiamo a liberare un'altra di queste. Perfetto, nostra.
pian piano stiamo costruendo un esercito, niente male. Andiamo a spaccare qua tutto quanto, così lui non ha ancora fonti di guadagno. Ok, questa zona è quasi tutta nostra ormai, praticamente. È la zona dove stanno cercando di assaltarmi su, se riesco a tenerla abbastanza bene potrebbe essere buono. Abbiamo perso uno dei tassi, vediamo di andare qua a distruggere questo allora. Da un contrattacco. Non c'è nessuno qua perché... E quindi ce l'abbiamo fatta. Ottimo, abbiamo distrutto tre mulini già. Quindi la sua economia comincia a essere abbastanza vacillante. Dobbiamo difendere però le nostre zone, che sono queste più o meno però. Quindi va benissimo così. Vediamo se riusciamo a guadagnare qualcosina, perché in questo momento sono proprio a secco di soldi. E cerchiamo di capire cosa fare. Infatti siamo addirittura in carestia. Aia. Aia aia. Allora vendiamo le lucertole. Vendiamo tutte le lucertole. E vediamo di cominciare a tirare su un mulino. Ok. Allora adesso difendiamo con le unghie e con i denti questo mulino. Forza, forza, forza. Dai che manca 30 secondi. Non voglio morire proprio adesso che sta funzionando bene. Che abbiamo già distrutto tre mulini suoi. Ah, non posso edificare perché ho 51. Devo vendere ancora qualcosa. E a sto punto vendo le talpe. Vendo le puzzole. A questo punto conviene che venda le puzzole. Vendiamo le puzzole. Abbiamo 200. Il che vuol dire che posso fare 1, 2, 3 e basta. E poi siamo tornati a 51 perché ho guadagnato 180. E adesso vediamo di costruire la nostra economia. Se da qua non mi attaccano, potrei prendere tre mulini e quindi costruire una bella economia e cominciare a fare un sacco di roba. Però devo anche cominciare a costruire tane, perché sennò non ce la facciamo. Qua mi stanno distruggendo, mi hanno distrutto anche loro. Quindi devo cominciare a costruire tane adesso, se voglio sopravvivere. Andiamo avanti costruendo fattorie e poi vedremo di costruire il nostro esercito per poter spazzare via il nemico possibilmente. Di là c'è solo, ci sono solo questi che difendono qua, quindi se andiamo contro loro potremmo essere a buon punto. Ah, c'è un quarto mulino, ancora meglio. Distruggiamo neanche questo. Andiamo là visto che non c'è nessuno a difenderlo. Ottimo, adesso la sua economia dovrebbe essere molto messa male. E qua c'è addirittura un'altra talpa, ottimo. Prendiamo anche questa talpa e qua è finita la zona, quindi abbiamo liberato questo corridoio. Un super corridoio che ha un paio di aperture qua, però se riusciamo a difendere bene queste aperture siamo a cavallo. Questo viene attaccato, quindi non conviene prenderlo. Viene attaccato in continuazione. Però possiamo prendere il resto delle cose qua sopra. Tipo questa e questa. E adesso difendere questa zona. E poi cominciamo a tirar su. Abbiamo tre mulini da fare, quindi davvero possiamo fare un sacco di economia così. Possiamo fregarcene anche un po' della zona indietro finché dura bene. Poi cominceremo a fregarcene un po'. Che abbiamo, cominciamo ad avere il guadagno dei mulini. Con il guadagno dei mulini e delle fattorie, insomma, riusciamo veramente a fare molto di più. E si guadagna 5 alla volta e adesso faremo 8 alla volta, poi diventeranno 16, insomma, tanto di più. Adesso sono già 5, tra poco diventeranno 8. E così dovrei riuscire a creare qualcosina di più. Ad esempio sì, cominceremo a creare le tane, insomma, per avere una buona economia. Però con due talpe e due serpenti e un piccione solo, insomma, siamo già a buon punto di difesa. Anche se effettivamente ci servono delle difese statiche, insomma, per poter lasciare avanti. Proviamo a prenderli tutti e tre, vediamo se viene attaccata questa zona. Penso di sì, ma ci proviamo. Andiamo avanti qua e cominciamo a costruire proprio cose a manetta.
venuto nella zona sbagliata, ma vabbè, si è un po' buggato, ma adesso vedete che riprende. Tiriamo su proprio l'economia a manetta e cominciamo a costruire truppe. Tanto lui ha cominciato ad avere veramente grossi problemi di economia, visto che gli abbiamo distrutto 4 mulini. Se noi riusciamo a resistere ancora un paio di ondate, siamo veramente a cavallo. Cominciamo a guadagnare 10 adesso. Beh, lui attacca sempre con le stesse truppe, quindi più o meno queste sono difendibili. Sono i demoni alati che mi preoccupano un po' di più. Stanno distruggendo un po' la base. Vediamo se ce la facciamo a difenderci ancora qua. Vabbè, me ne sono fregato altamente della mia base là sopra, perché tanto ho queste. E vediamo adesso che guadagniamo 15 alla volta, più o meno. Sì, stiamo andando avanti proprio a costruire tutto quello che possiamo. Però direi che cominciamo a costruire qualche tana. Vai di vipera. Adesso vediamo di costruire anche tutte le altre. Ok, qua possiamo anche fregare dei soldini, perché non l'ho fatto fino adesso, ma adesso ci servono a svilupparci ancora di più. Abbiamo costruito altre due, altre tre. Possiamo provare a costruire anche un'altra di prigioniere, che ci starebbe, visto che stiamo guadagnando 20 alla volta adesso. Ne costruiamo proprio una per i tassi. E vediamo di prenderci anche queste, visto che ce l'hanno provate a distruggere. E qua dietro facciamo un po' di cure. Facciamo un po' di piccioni che ci servono. Vediamo di trasferirci nella zona più avanzata, dove abbiamo l'esercito, in modo che possiamo andare in giro con quello. Ok, adesso, dopo svariati giorni di prove e riprova, questa sembra un tentativo molto buono. Quindi vediamo pure di andare qua sopra. Possiamo prendere anche questo mulino, così proprio convertiamo tutto quanto in grandi cose. Andiamo a distruggere qua, cominciamo a fare un altro po' di esercito. Qua mi stanno distruggendo ancora, però abbiamo già abbastanza gente per poterci difendere. Ottimo, 1, 2, 3. Dobbiamo tenere la nostra economia super alta. Adesso possiamo andare a manetta con altri tipi di truppe. Abbiamo spazio, non abbiamo spazio però per crearle, quindi non so se la facciamo lo stesso. Abbiamo tirato su tutta quanta la fattoria insieme, però me l'attaccano purtroppo da lì, quindi è un po' difficile. Magari piazziamo un'altra di piccioni. Piccioni sono 6. Avrei bisogno di 9 piccioni. Possiamo piazzarne uno qua sopra? No, questo me lo distruggono subito, quindi forse non è il caso in questo momento. Dovrei prima fare il giro di qua e andare a distruggere da dove vengono questi. Ma da dove vengono questi? Perché non c'è, sembra che non ci sia lo spazio. Abbiamo 600 di cibo adesso, quindi se dovessero morirci i nostri ragazzi, insomma, ne abbiamo da vendere. Possiamo fare quello che vogliamo praticamente con quello che abbiamo adesso. Sto cercando una via per entrare, ed è questa la via per entrare. Adesso possiamo distruggere lui anche, visto che abbiamo talmente tanti soldi. Adesso possiamo proprio assaltare tutto quello che troviamo. Ok, toccata e fuga. Abbiamo fatto la nostra toccata, adesso abbiamo fatto la fuga. Adesso continuiamo ad esempio ad andare di qua. Continuiamo a prendermi spazi. Ci sono alcune che stanno finendo delle fattorie, però
va bene lo stesso, tanto arrivo con tutti questi soldi qua che ho adesso, riesco veramente a spenderli in fretta. Vediamo di creare altri tassi e qualche altra vipera. Tu muori subito, ottimo, ottimo. E vediamo di fermarci un secondo per prendere fiato, perché sembra la volta veramente buona. Ok, allora, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti che dobbiamo distruggere quei demoni alati lì il più in fretta possibile. Per questo ci serve andare qua, attaccare questo da dietro e poi andare alla loro fronte per distruggerla, che dovrebbe essere qua sotto. Eccola qua, eccoli qua. Adesso distruggiamo tutta questa gente qua, via giù tutto adesso. Oh, che goduria. Ottimo, abbiamo distrutto metà del suo esercito e adesso bisogna trovare il resto. Ce ne sono un po' qua giù. Andiamo a liberare ancora un po' di talpe a questo punto. Se abbiamo un po' di talpe in più, va bene. E adesso possiamo andare a manetta, insomma, con l'esercito che abbiamo e con i soldi che abbiamo per poterlo ricaricare, insomma, non dovremmo avere problemi ad arrivare fino in fondo. Tra l'altro stiamo prendendo anche tutte le fonti di cibo sue, quindi gliele freghiamo, lui produce meno unità, io ne produco di più. Questo è una via senza uscita, quindi vediamo di tornare indietro scavando a sto punto, visto che è notte. Quindi tornate tutti qua e attaccate quello che c'è da attaccare. C'è un'unità sola, niente, andare qua. Perfetto. Ecco, c'erano un po' di camaleonti. Abbiamo costruito ancora più. Ah, lucertolo, giusto? Ci mancava un po' di lucertolo. Guarda, mi stanno distruggendo le possibili fonti di guadagno che ho. E questi da dove vengono? Vengono da là dietro. Ma come faccio ad arrivare lì? Perché loro volano. Quindi bisogna fare un giro un po' strano per arrivare in quella zona. E dovrebbe esserci una zona lì sotto per poter arrivare su? No, sembrerebbe di no. Però adesso abbiamo 6 tassi, quindi dovremmo asfaltare questi come il men che non si dica. Ottimo. Qua possiamo passare di qua. Comunque abbiamo quasi finito l'esplorazione di tutta la mappa, bisogna solo trovare i nemici. La parte giusta secondo me da andare è in basso lì. Qua ce lo distruggono, ma lo creiamo subito. Bisogna distruggere prima questa parte bassa qua, perché escono troppo fuori. Lì come ci arriviamo? Mi sa che la zona giusta per poterci arrivare, mi sa che la zona giusta per poterci arrivare è qua. Però almeno sulla mappa è segnato così. Ah, ok, scendono da qua. Perfetto, allora distruggiamo anche questo. Ottimo, così nessuno potrà più attaccare da questa parte. Piccioni OP, perché sono strafortissimi a curarci. E adesso possiamo continuare da questa parte? Vediamo. C'è spazio di qua? No. Sono morte tutti quanti all'unità quella, ma è lo stesso. Tu muori ed esplodi, perfetto. E adesso ci manca solo quella, la gente che è nascosta qua praticamente. Continuiamo a tirare su fonti di guadagno, che non si sa mai. E ci manca ancora qualcuno? Andiamo su un'altra fonte qua. C'è quella da distruggere, questa da prendere. Perfetto, altri soldi per noi. E avrei la fonte qua a sinistra da distruggere, facendo il giro di qua. Che dovrebbe essere l'ultima cosa da distruggere probabilmente. Vediamo un po' se ce la facciamo. Mi sa che devo distruggere tutte le unità, quindi queste le possiamo distruggere così. Ok, adesso bisogna trovare le ultime unità. Sono sti scoiattoli qui, Sì, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo distrutto tutto quello che c'è sulla mappa. Sconfitti tutti. Ah, che bello. Vi lascio la parola a Is, che ha appena finito questa missione.
Mamma mia. Sono 4 giorni che provo questa missione e finalmente ce l'abbiamo fatta. Senza cheat, senza nessuna tattica, perché effettivamente anche il gioco è stato cambiato un po'. Ci sono alcune unità che non sono disponibili. Non l'abbiamo finita in maniera eroica, ma ce l'abbiamo fatta scapicollandoci. Ci vediamo quindi al prossimo episodio. Io sono Ace the Brave, ancora grazie della visione. Namaste, be brave.